Siamo a Marsala in via Nino Bixio e precisamente in prossimità dell'incrocio con la via Circonvallazione e la via Salemi, un incrocio piuttosto pericoloso per la circolazione veicolare, anche perché dallo scorso 25 marzo proprio qui dove siamo manca il semaforo, un semaforo che ci aspettavamo venisse ripristinato prontamente, invece ancora oggi, assessore, non è stata fatta questa cosa, perché? Allora, il primo a essere insoddisfatto di quello che è avvenuto, dei ritardi che ci sono sicuramente io. Nonostante le pressioni che abbiamo fatto agli uffici competenti, purtroppo si è verificato questo ritardo. Ritardo che a mio avviso non è giustificabile, anche se ci sono delle giustificazioni. Parlano del periodo di Covid, il problema che il palo era fermo a Perugia. La notizia positiva è che fortunatamente nel giro di qualche giorno sarà ripristinato. Però dico, non sono soddisfatto perché della lentezza degli uffici. È chiaro che il problema è in questo settore e in tutti gli altri settori. Noi stiamo cercando di mettere mano in una macchina amministrativa molto lenta e arrugginita, e nel mio settore sto cercando di mettere ordine, dallo sport alla pianificazione sportiva all'illuminazione. Riguardo l'illuminazione, intanto do un'altra buona notizia, che a partire da metà giugno inizieremo con la nuova gara d'appalto. È stata aggiudicata per quanto riguarda la trasformazione a LED di tutti gli impianti di luce della periferia. Sono circa 5.000 corpi illuminanti che verranno trasformati a LED. In questi mesi noi stiamo avviando con una piccola gara di appalto che abbiamo fatto, con circa 100.000 euro siamo riusciti a tamponare le numerose carenze, le numerose criticità che vi erano nel settore e che ci sono attualmente nel settore, perché noi abbiamo migliaia di segnalazioni che arrivano, centinaia di segnalazioni che arrivano ogni giorno, di cittadini che hanno bisogno giustamente di avere ripristinato il servizio per come dovrebbe essere. Purtroppo non siamo in condizione, con una sola squadra, di accontentare un pochettino tutti. Ci stiamo concentrando, diciamo, su settori più grossi, praticamente interventi che facciamo nei settori più grossi, e per la manutenzione ordinaria. Per la manutenzione straordinaria occorrerebbero ancora delle somme ancora maggiori. Appunto, in questi giorni abbiamo in Consiglio Comunale, stiamo discutendo del bilancio, e sicuramente delle risorse importanti verranno messe per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, fermo restando della gara che è pronta, che è operativa. Nel giro di 20 giorni, un mese massimo, iniziamo con questi grossi lavori che sicuramente cambieranno il volto della Marsala dal punto di vista dell'illuminazione. Tornando al semaforo che manca, quindi si parla di un ritardo dell'arrivo dell'impianto? Il ritardo praticamente è legato praticamente alla ditta praticamente che doveva conferire questo palo, che era proprio di incidente statale, che ha divelto il palo e il semaforo stesso. E comunque mi hanno assicurato che nel giro di qualche giorno verrà ripristinato. Ieri Marsala Coraggiosa sollecitava appunto il ripristino del semaforo e faceva anche appello eventualmente all'amministrazione affinché mettesse una segnaletica alternativa per agevolare il traffico veicolare. Ma penso ormai è questione di giorni, quindi è inutile andare a fare altri interventi. Mi hanno assicurato che entro mercoledì, giovedì massimo verrà tutto ripristinato.